Il pesce azzurro è davvero molto versatile in cucina e si presta a moltissime preparazioni. Oggi è il protagonista di questa ricetta appetitosa e salutare, i tortini di Alici con melanzane, zucchine grigliate e un mousse alla menta. Per i tortini parti dalla pulizia delle alici. Stacca delicatamente la testa, le viscere ed estrai la lisca centrale, aprendole a libro. Adagiale mano a mano su un piatto. Ora lava e pela le patate. Tagliale a cubetti di 2-3 cm e cuocile al vapore per circa 20 minuti in acqua salata, senza eccedere nella dose di sale. Intanto procedi con le verdure, tagliando le melanzane e le zucchine a fette sottili 1 mm con una mandolina. Poi fai scaldare una griglia e cuocile. Trita il prezzemolo insieme all'aglio e ai capperi. E quando le patate saranno cotte, trasferiscile in una ciotola e schiacciale con una forchetta. Unisci anche il trito di prezzemolo, amalgamando bene il composto. Ungi con olio di semi gli stampi del diametro di circa 10 cm e alti 3 cm. Posiziona, partendo dal centro verso l'esterno di ogni stampo, un filetto di alice pulita e continua così da foderare tutta la superficie, alternando i filetti di alici con le zucchine e le melanzane grigliate. Riempi con un quarto del composto di patate schiacciate lo stampo e livella la superficie con il dorso di un cucchiaio. Poi chiudi il tortino ripiegando verso l'interno le parti che fuoriescono dallo stampo. Condisci con un cucchiaino di olio extravergine di oliva la superficie. Procedi in questo modo anche per gli altri tortini. Poi cuoci in forno statico a 175 gradi per 20 minuti. Per l'hummus, metti i ceci lessati in un contenitore alto e stretto con l'olio, un pizzico di sale, non eccedendo nelle dosi consigliate, la paprika, la menta, un po' di acqua calda e frulla con un mixer a immersione fino a ottenere una crema liscia e densa. Dopo averli fatti riposare 5 minuti, capovolgi delicatamente i tortini dallo stampo sul piatto da portata, ultima guarnendo con i pomodorini in quarti lavati e tagliati e l'hummus alla menta. Questo piatto ha davvero tutto, compresa una piacevole nota finale aromatica data dalla menta. Che ne dici? Ti va di portarlo anche nella tua cucina?